per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Accogli, Padre, l'offerta del tuo popolo. Fa che questi doni, presentati con fede gioiosa nella celebrazione della Pasqua, ritornino a noi come principio e alimento della vera vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. Padre, tu sei buono e giusto. All'annuo ritorno di questi giorni sacri e solenni, tu doni ai credenti di celebrare con cuore più fervido e attento il mistero della passione e della risurrezione di Cristo, da cui venne il nostro riscatto. Così, con nuova gioia e più intensa, ci concedi di proclamare che l'universo è stato riconciliato nel Signore risorto. Riconoscenti e ammirati per questo disegno d'amore, uniti agli angeli e ai santi, a te cantiamo. Santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora, ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai, gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio, San Magno e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, tutti i Vescovi Lombardi, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, in modo particolare quelli che hanno perso la vita a causa del coronavirus e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, osiamo dire, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Thank you.
che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace e comunione del Signore siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, il tuo spirito d'amore. Fa che vivano uniti in carità e concordia quelli che hai nutrito con l'unico pane di vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Ricordo adesso con alcuni parroci della città, ci sposteremo al cimitero monumentale prima di Legnano e poi al cimitero parco, sempre di Legnano, per la benedizione e una preghiera di suffragio per tutti i morti di coronavirus, ma anche per tutti i defunti che riposano in quei cimiteri. Però prima della benedizione vogliamo fare gli auguri ai nostri due donangeli per tutto quello che fanno, per la nostra comunità, per il bene che ci vogliono, e insieme allora li affidiamo alla protezione di Maria. Preghiamo per tutti quelli anche che portano il nome di Angelo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie. Don Davide ha detto una cosa vera. Vi vogliamo davvero molto bene e continueremo a pregare per voi e con voi. Giovedì alle 18, qui in chiesa, continuiamo la bella tradizione del rosario per voi, per le vostre famiglie e per gli ammalati, i medici, tutti quelli insomma coinvolti in questo dramma che stiamo vivendo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Sui canali sociali della parrocchia e di Legnano News e Sempione News potete seguire le celebrazioni al cimitero. Buona giornata a tutti. Hey.